Venezia Corti Sconte, Corte Petriana, Corte dell'Anatomia e Campiello del Remer di Rialto. Corte Petriana. La Corte Petriana si trova nel sestiere di San Polo. Presenta al suo ingresso lo stemma in marmo della famiglia Petriani, un albero con la base una mezzaluna. Dentro gli elementi architettonici sono due, una vera da pozzo e un porticato. Il pozzo in stile barocco presenta lo stemma della famiglia Petriani, che ebbe come capostipite Antonio, maestro di grammatica, venuto dall'Umbria ed eletto cittadino veneziano il 7 maggio 1396. La corte nel XV secolo ospitava la tipografia di Niccolò Brenta e nel 1651 Luigi Duodo e Marcantonio Corrèr fecero erigere il Teatro Novissimo, che ebbe però vita breve. Corte dell'Anatomia. Se siete nei pressi di San Giacomo dell'Orio potrete trovare una corte molto bella, la Corte dell'Anatomia. Prima del Cinquecento l'anatomia dei cadaveri veniva fatta in posti diversi, ospedale, chiese o conventi. Intorno al 1480 il medico Alessandro Benedetti propose un luogo deputato allo studio dei cadaveri. Dopo circa due secoli, nel 1671, all'ascito di 3.000 ducati del patrizio Lorenzo Loredan, fu realizzato il teatro anatomico con annessa scuola, al civico 1507. Esso divenne un rinomato luogo di scienza dove medici foresti e non facevano pratica di dissezione dei cadaveri. Campiello del Remer di Rialto. Nel sestiere di Canareggio, visibile dal Canal Grande, troviamo la Corte del Remer, luogo quasi sconosciuto ai turisti, molto bello e ammantato di leggenda. Nella corte abbiamo una vera da pozzo al centro e un edificio in stile veneto-bizantino costituito da due piani attraversati da uno scalone esterno, Calion Morosini. Nel campiello probabilmente esisteva la bottega di un Remer che però ha dato solo il nome al posto. Si tramanda una leggenda macabra in cui il doge Marino Grimani vide qui sua nipote Elena inseguita dal marito Fosco Loredan, armato di una spada, infuriato per un presunto tradimento. In pochi secondi Loredan prese la moglie e gli staccò la testa di netto. Il doge condannò l'uomo ad andare a Roma dal Papa con la moglie in braccio e la testa in mano per essere giudicato, ma non ebbe udienza. Tornò a Venezia e si suicidò. Da allora molti sostengono che di notte si agì di uno spirito senza pace con in mano la testa di una donna. Iscriviti! 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 Iscriviti!